Peconium Solitudinis è un progetto che circolava nella mia mente da tantissimo tempo, da molti anni, da quando io ero giovane. Nel corso di questo tempo si è evoluto, si è modificato, ha cambiato volto mille volte, fino ad acquisire questa forma definitiva. Preconium Solitudinis in un certo senso è stato scritto nella testa per molti anni e soltanto dopo è apparso sulla carta. Il tutto è diviso in tre parti. Si tratta di una serie di brani per violino solo senza basso, circa 2 ore di musica, e per la maggior parte si tratta di brani originali per violino solo, ma 7 di essi sono delle trascrizioni che ho fatto io da opere per cembalo o per flauto traverso di Johann Sebastian Bach, oppure da brani per liuto di Sylvius Leopold Weiss. Questi brani sono ordinati secondo un percorso scandito e diviso in diversi quadri, se così possiamo chiamarli. I quadri sono inframmezzati da delle promenade, ognuna delle quali ha pure un titolo. Ad ogni quadro corrisponde uno o più testi, sono testi sia antichi che moderni e sono accomunati dal significato, dalla loro relazione con il quadro. Preconium Solitudinis è il racconto di un percorso, un andare avanti comprendendo che non si incontrano che delle domande. È la consapevolezza che una vita non basta, che siamo un io molteplice, che incessantemente si lavora per essere quel qualcos'altro che ci siamo scelti per modello. La vita non è solo e semplicemente quello che si è vissuto, ma soprattutto quello che si ricorda e come lo si ricorda per raccontarlo. Tutti questi testi perché ricordare può diventare inventare, vedere cioè le cose in uno stato come di sogno. Poi, un giorno, ho incontrato un'immagine di Silvia Camporesi che mi ha toccato nel profondo. Mi sono veramente innamorato di quell'immagine e allora ho chiesto a Silvia se avesse voluto collaborare al mio progetto. Le sue immagini sono così entrate nel percorso, illustrandolo e conferendogli una ulteriore dimensione. Per me ora, Preconium Solitudinis è un qualcosa di tridimensionale, perché c'è la musica, ci sono i testi e ci sono le immagini che si rimandano significati, sensazioni ed emozioni. Mi viene alla mente una frase di Umberto Eco:
L'opera d'arte è un messaggio ambiguo, una pluralità di significati che convivono in un solo significante. La solitudine è intesa in positivo, non come fuga dal mondo, ma come posizionarsi saldamente con tutti e due i piedi e la testa nel mondo, sapendo, credendo e sentendo che si è responsabili di ciò che ci accade, che siamo chiamati in prima persona a fare esperienza e a risponderne. La solitudine è ascoltare il suono o il rumore dei tuoi pensieri e non poterlo raccontare a nessuno, come ascoltare il vento o l'acqua e non poterli descrivere. Si viaggia molto facendo la professione del musicista, ma per quanto lontano si possa andare, la cosa più difficile da raggiungere restano sempre i confini della propria anima.